stato il grosso personaggio di Bagnoli il Pino, ma non so, della cultura, diciamo, meridionale, forse nazionale. È chiaro, il capoismo è stato una corrente filosofica. Molto, questa è la voce mia, voglio, scuratevi l'orecchio, adesso vado avanti con l'acqua calda. Chi è vita possibilmente? Allora dicevo, quindi questo è Leonardo, scienziato, medico, insigne, nonché filosofo di tutti i testi. Com'era, vedete, una volta gli intellettuali erano a tutto tondo, si dice, non solo erano scienziati, ma erano anche di letteratura, di filosofia, qualcuno anche di filosofia. È uno dei personaggi più insigni della provincia di Avellino, senza ombre di campanile, si è ben chiaro. Di Leonardo, lo conoscete qualche ora, forse non ne conoscete nessuno, no, mai sentito, perciò, ma lo so, Napoli ci ha dedicato una via a Leonardo di Capua, veramente. Poi in altre cose c'è un altro personaggio, Napoli, vedete, voi conoscete da Ulisse è una via da Ulisse, vicino al centro direzionale. Ed era di Bagnoli, era il nipote di questo, era il grosso giroconsulto di Bagnoli. Domenico, loro lo chiamano Ulisse, come si chiama? Domenico da Ulisse, c'era quella via, la casa era quella di giallo, là abitava. Allora, poi abbiamo molto giallo scuro. Poi magari ci possiamo fare pure una foto tutti insieme. Sì. Fatevela, così, vai, vai, facciamo così, riempite un.